Ieri sera era che lavorare. Tranquilla, niente di che. Anzi, gli ho detto, dico, com'è la banda? Dice sempre uguali. E basta. Che intende? C'erano No, delle liti? sì, vecchie liti. Sara Ruschi era appena tornata dal turno serale all'hotel di Castiglion Fiorentino, dove da alcuni anni lavorava come aiuto cuoca. Aveva fatto ritorno all'appartamento in via Benedetto Varchi, dove è stata uccisa assieme alla mamma Brunetta Ridolfi. Ad accoltellarle a morte di fronte ai figli della coppia, un ragazzo di 16 anni ed una bambina di 2, il marito della giovane, Jawad Hisham, arrestato poco dopo. Io sono rimasto che abbia fatto una cosa del genere, veramente. Perché te l'ho detto, l'ho fatto venire anche a lavorare anche qui da noi. Però, boh. Il clima in casa pare fosse teso da tempo, come raccontano i colleghi della donna. Sara voleva allontanare il marito da casa, Perché? semplicemente. Perché non era più lui, non era più lui. Era violento. Era diventato violento, era frustrato. Qualche volta, purtroppo, qualche manata gliela data, non è che lei ha visto, però. Ce lo Anche sarebbe mai? l'ultima volta al suo figliolo gli disse: Babbo, vai via. Nell'hotel dove lavorava Sara, oggi si respira dolore ed incredulità. È una persona che ti manca, no? Nel senso, poi sta ancora lì, c'è l'affetto, non è che qui è una famiglia, siamo tutti di casa. Il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, ha annunciato che sarà indetto il lutto cittadino nel giorno dei funerali delle due donne.